Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Allora, nel frattempo che non vado a lezione, perché tra poco c'ho lezione, ho detto faccio un nuovo video. Stavolta vi do 5 consigli se siete vittime di bullismo. 5 consigli per cercare un pochettino di placare il bullismo. Consiglio numero 1: cercare di capire che problema hanno i bulli, perché dovete sapere che i bulli, nella maggior parte dei casi, sono soltanto dei ragazzi che praticamente vivono, vengono da situazioni familiari difficili, quindi cercare di capire perché fanno così, perché non è normale secondo me. Consiglio numero 2, parlare con un adulto. Chiaramente dovete sapere che esiste anche il bullismo tra adulti, come quello che ho subito io giorni fa. E a tutti gli effetti bullismo tra adulti, però in questo caso anch'io mi sono dovuta comunque rivolgere a qualcuno più adulto di me, quindi sempre i miei genitori, perché è sempre meglio parlare con qualcuno. Consiglio numero 3: vi dovete procurare delle prove. Perché? Perché se succede come io quando andavo alle medie, no? Che i professori non mi credevano perché davanti a loro scusate. Davanti a loro i bulli non erano bulli, ma erano gentili. Poi appena i professori si allontanavano, diciamo, si subivano, cioè io subivo atti di bullismo, non venivo creduta per quello. Quindi chiaramente procuratevi, che ne so, delle prove, tipo un registratore, registrate. Quando i bulli vi dicono del male, registrate senza farvi accorgere, mi raccomando. Così poi voglio vedere se per caso non venite creduti, diciamo, se poi continueranno a non credervi. Consiglio numero 4: non scatenate ulteriore guerra. Cioè, mi spiego. Per esempio, voi non dovete fare quello che ho fatto pure io. Perché quando sono stata vittima di bullismo, io ho sbagliato molto, secondo me, a fare il video sul bullismo. Perché poi i bulli, che sono appunto dei bulli, l'hanno usato come arma contro di me. E non va bene. Con questo non significa che io ho torto. Assolutamente no. Io ho ragione perché sono stata insultata, però forse era meglio veramente bloccare e basta senza neanche rispondere. Invece io a rispondere ho fatto un casino. Consiglio numero 5: dovete capire che non siete voi sbagliati, perché se voi siete vittime di bullismo, non siete voi fatti male, ma sono i bulli che secondo me non si dovrebbero permettere di avere certi atteggiamenti nei vostri confronti, ma anche nei confronti di altre persone. Come per la storia che io ho fatto un video tempo fa, che c'erano delle persone che si sono comportate male con me e io chiaramente ho passato, diciamo, un po' di tempo nella mia vita a dire forse sono io sbagliata, ma non è che sono io sbagliata, sono gli altri che se ne fregano dei sentimenti delle persone. Perché se io ad esempio vado in giro per strada e vengo minacciata con una pistola, ci sta un tizio che mi minaccia. Cioè, che significa che sono fatta male io? Eh no! Purtroppo la gente cattiva ci sta, quindi è meglio stare alla larga da gente così, secondo me. Spero che il video vi sia piaciuto e a presto, ragazzi.